Alle mie spalle esplode la gioia del popolo rosso-verde perché la 144esima giostra del Saracino con la lancia dedicata ai 100 anni dell'Arezzo va al quartiere di Porta Crucifera. È stata una giostra dopo tanto tempo, senza nemmeno un 5. Il punteggio massimo previsto non è stato infilato da nessun quartiere. Porta Crucifera infatti ha vinto con 8 punti, 2-4 di Lorenzo Vanneschi e Niccolò Paffetti. Hanno infilato in mezzo per noi perché dovevamo, era l'ora di rivincere, ci siamo riusciti, siamo chiaramente felicissimi e soprattutto torniamo dove ci compete, nel primo posto. Che sarebbe stata una giostra un po' diversa dal solito, lo si è visto subito nel primo tiro di Gianmaria Scortecci per Porta Santo Spirito che ha marcato un 2. Elia Cicerchia nella seconda carriera ha marcato un 4, per lui un punteggio insolito, abituato ad un 5 netto. Porta Sant'Andrea e Porta del Foro non sono andate oltre il 7 e così è stato piuttosto semplice per Porta Crucifera marcare un 4 e portarsi a casa questa lancia. C'è una dedica a mio figlio Lapo, c'è una dedica a Nadia e Luisa che sono due quartieriste scomparse e che sono l'anima del quartiere, e più c'è una dedica al babbo del nostro allenatore che è scomparso recentemente. Siamo tutti una grande famiglia. Un trofeo fortemente identitario per la città di Arezzo. Centenario dell'Arezzo Calcio, che è un altro dei, come dire, dei punti identitari della città, si sposa con la giostra che è sicuramente più giovane, perché per noi la giostra è nata nel 34, in realtà è molto più antica, quindi è un altro di quegli avvenimenti che tengono la città insieme, con le dovute divisioni tra quartieri, ma insomma è un momento bello, un momento tra l'altro non scontato, perché dedicare la lancia a un soggetto non facente parte della storia artistica e culturale di Arezzo poteva sembrare strano, in realtà è stato premiato il tema dell'identità cittadina. Un po' di tafferugli durante le seconde carriere, ma niente di che sotto il profilo dell'ordine pubblico. In tribuna VIP il presidente della Lega Pro, il presidente dell'Arezzo e il direttore degli Uffizi. Tutto il mondo invidia ad Arezzo, così anche come all'Italia, queste tradizioni secolari e anche millenari in alcuni casi, e quindi è un esempio della bellezza viva, della storia viva, dell'arte viva, finalmente. E questo è molto molto importante. Qui si vede anche, sì, la gente guarda da tutto il mondo, ci sono alcune persone venute anche da altri continenti, però c'è tutta la partecipazione di Arezzo, di tutti aretini e anche del contado intorno ad Arezzo, della Toscana, e quindi questo è una cosa sentita e quindi anch'io sono emozionato essendo finalmente presente.